Ciao a tutti, bentornati, bentornate. Continuiamo con la nostra playlist dedicata al Blender e nel tutorial di oggi andremo a vedere quali sono le varie tipologie di oggetti che possiamo aggiungere e in che modo possiamo sfruttarle. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi in modo da poter ottenere informazioni sui nuovi video pubblicati. Commentate e partiamo. Come al solito, cliccando sullo schermo scompare la schermata iniziale ed abbiamo il primo oggetto che viene sempre presentato come default, come abbiamo già detto diverse volte, che è il cubo. Con il tasto X, quindi delete, cancelliamo il cubo. Possiamo aggiungere tutta una serie di oggetti. Allora, le modalità che abbiamo per aggiungere gli oggetti in generale saranno o sfruttiamo l'opzione Add, ma come vedete ci viene indicato anche lo shortcut Shift E, che ci offre tutta una serie di possibilità. Eccole qua. Quindi, tra le varie abbiamo ovviamente il piano, che ci verrà posizionato per default su piano XY. Su questo piano ovviamente noi possiamo intervenire sulla posizione, possiamo intervenire sulla rotazione, possiamo ruotarlo, quindi per esempio sfruttando l'operatore che ci permette di effettuare la rotazione, quindi la trasformazione di rotazione. Possiamo ovviamente scalarlo, ad esempio posso aumentarlo di dimensioni, ad esempio 2. Posso cambiare le misure. Allora, un altro aspetto importante, se adesso noi schiacciamo N e andiamo su View, Create Item, allora come vedete è riportata la scala ed ovviamente quelle che sono le dimensioni iniziali del cubo sono state incrementate. Se io riporto la scala ad 1, come vedete, le dimensioni sono pari a 2 e così via. Selezioniamo il nostro piano, cancelliamolo, andiamo a vedere quali sono gli altri elementi. Quindi, come al solito, Shift E, possiamo aggiungere il cubo, l'abbiamo già visto. Possiamo aggiungere un cerchio, non ci interesserà, questa sarà una delle poche opzioni che difficilmente utilizzeremo. Allora, quello che ci interessa sarà l'UV Sphere. La utilizzeremo diverse volte perché è quella che presenta in partenza un numero di sfaccettature abbastanza elevate. Adesso se noi andiamo a cliccare, allora come vedete ogni volta che appare un nuovo elemento ci apparirà una schermata, una finestra sulla parte inferiore. Cliccando su questa finestra ci verrà chiesto dove potremo specificare innanzitutto quelle che sono le varie grandezze di interesse, come ad esempio il raggio, quindi possiamo aumentare e diminuire il raggio, possiamo aumentare il numero di segmenti e il numero di anelli. Poi ovviamente possiamo spostarlo e ruotarlo. Sono queste le cose che ci interessano. Vabbè, poi abbiamo la parte dell'allineamento, ma per adesso non ci interessa. Quello che ci interessa saranno il fatto che prima di decidere se utilizzare quel particolare tipo di elemento, ricordiamoci che esiste questa schermata nella parte bassa che ci permette appunto di effettuare una prima operazione sul nostro elemento, come in questo caso sulla sfera. Quindi ad esempio porto entrambi a 32 a 32, una volta che avrò cliccato, come vedete, questa finestra sparisce e questa opzione non esiste più. Non è un problema perché abbiamo diversi modi poi per introdurre ulteriori modifiche all'interno dell'elemento, ma ricordatevi che questa è un'opzione che esiste esclusivamente appena importiamo, quindi aggiungiamo questo elemento. Cancelliamo anche questo, delete, andiamo ad importare l'altro elemento che ci interessa, che utilizzeremo, sarà la Ecosphere. Come vedete presenta una notevole sfaccettatura, le dimensioni sono riportate e così via. Vedete, quando andiamo ad aumentare, in questo caso la UV Sphere, non abbiamo più bisogno di specificare il numero di anelli ed il numero di... come li aveva chiamati? Di segmenti, ok? Ma andando ad aumentare questo numero, come vedete, aumentano in maniera diciamo quasi esponenziale. Partiamo in generale con una suddivisione pari ad 1, questo sarà un icosaedro, credo, dovrebbero essere una ventina di facce, e man mano possiamo aumentarle. Ovviamente, appena clicchiamo sullo schermo, l'opzione sparisce. Esiste però la possibilità di intervenire nuovamente su questo elemento. Allora, se noi andiamo a cliccare sull'elemento, come vedete, è rappresentato in maniera flat, sono presenti quindi le superfici. Se io adesso lo seleziono e clicco con il tasto destro del mouse, come potete vedere, appare una possibilità di shade smooth,
quindi lo andiamo a rendere il più regolare possibile. Non rende con questo tipo di elemento, lo elimino, x delete, vado ad importare ad esempio sempre un'ecosfera, vado ad aumentare il numero di elementi che la compongono, ad esempio portiamolo a 3, quindi in questo modo. Adesso se clicco sulla sfera e clicco su Shade Smooth, come vedete, comincia ad assumere la forma di una vera e propria sfera. Questa è come se fosse un make-up praticamente, è semplicemente una rappresentazione. Nella realtà non è questa la forma, noi possiamo vederla in questo modo, però dobbiamo ricordarci qual è la sua struttura reale. Quindi la struttura reale di questo elemento è questa e possiamo dargli una rappresentazione, diciamo, più regolare, però il problema è che, diciamo, questa è quella. È un vero e proprio make-up, non è un qualche cosa di strutturale che potremmo comunque applicare, possiamo vederla in questo modo, ma come vedete, anche se l'abbiamo trasformata in Shade Smooth, abbiamo comunque sempre dei segmenti che rimangono comunque visibili, poi vedremo in che modo andare ad eliminarli. Allora eliminiamo anche questo elemento, quindi X and Delete, possiamo aggiungere un altro elemento, sempre nella nostra mesciatura, che è il cilindro. Allora, oltre alle possibilità quindi di generare il numero di vertici da cui poi proprio partiranno, abbiamo anche le diverse opzioni. In generale, quella che vi si presenta sarà la seguente. Non l'ho cancellata la sfera. Delete. Yes. Cancello anche questo. Shift A è un nuovo cilindro. Allora, abbiamo un numero di vertici che sono chiaramente i vertici da cui partono le linee che ci permettono di definire la superficie laterale, raggio e spessore, diciamo altezza. Come vedete, abbiamo anche tutta un'altra serie di opzioni che ci permettono, ad esempio, di andare ad eliminare con l'opzione Nothing le due basi, e quindi in questo caso avremo direttamente un cilindro che è un tubo praticamente. E così via. Questo lo eliminiamo. Delete. Andiamo a vedere quali altre opzioni ci vengono fornite. Quindi ovviamente avremo l'opzione del cono. Oh, vabbè, il cono è abbastanza semplice. Come al solito possiamo eliminarne le basi. Il numero dei vertici lo possiamo definire. Il raggio, ovviamente. Come vedete abbiamo la possibilità di avere due distinti raggi. Quindi poter generare un tronco di cono e così via. Questo lo eliminiamo. Andiamo a vedere l'altra opzione, come altra mesciatura ovviamente abbiamo il toro, abbiamo per quanto riguarda il toro al solito il numero dei segmenti nelle due direzioni, quindi li definisce come segmenti maggiori, quindi sono quelli di forma di circonferenza e così via, possiamo diminuire, cambiare il raggio interno e il raggio esterno, è abbastanza automatico. Allora, le altre opzioni, Shift A, abbiamo. Allora, molte di queste le utilizzeremo. Come vedete, abbiamo la possibilità di creare direttamente delle ruote dentate. Della ruota dentata possiamo andare a definire il numero di elementi che la compongono. Come vedete, il raggio, il numero dei denti, tutte le grandezze caratteristiche della ruota dentata, addendum, dedendum, angolo di pressione e così via. Ok, angolo conico, possiamo definire ruote dentate in tutti i modi. Le utilizzeremo soprattutto per quanto riguarda la prima fase, per introdurre le prime armature, lavoreremo su delle ruote dentate. Eliminiamo anche la ruota dentata. Ancora Shift A, Mesh. Vabbè, poi la classica scimmia, questa non ho mai capito il motivo per cui abbiano introdotto questo tipo di elemento all'interno del Blender. Comunque lo utilizzano spesso, come vedrete molti tutorial in cui ad esempio per assegnare materiali utilizzano diverse scimmie con diversi colori. Una cosa che potrebbe essere, per cui potrebbe essere utilizzata questo tipo di faccia è nello sculpting, qualora volessimo generare un viso umano ad esempio, perché abbiamo già tutti quelli che sono i riferimenti che ci interessano, quindi posizione degli occhi, posizione del naso, posizione della bocca, potremo andare a lavorarci, lo vedremo in seguito.
Allora eliminiamo anche questa. Tenete conto che questo è un programma che è nato proprio per... è un programma grafico, essenzialmente. Allora esistono tutta una serie di possibilità come... Allora innanzitutto possiamo realizzare anche dei giunti qualora volessimo realizzare delle tubature, non è una cosa da poco, vedremo poi, lo andremo anche ad utilizzare. Possiamo introdurre ovviamente delle funzioni matematiche. Possiamo introdurre dei diamanti, brillanti e gemme, ad esempio se introduco la gemma. Ok. Shift A, mesh, extras. Allora, tra gli extras lo vedremo. Guardate. Piramidi a gradoni, quindi esistono tutta una serie di cose. Poi esistono multi-hats che ci consentono di introdurre veramente un'infinità di oggetti senza doverli realizzare. Anzi, questo sarà un consiglio che vi comincerò a dare da adesso, quando avete la possibilità di procurarvi qualche cosa già esistente, vi permetterà di risparmiare tempo, perché il tempo sarà una delle chiavi fondamentali nell'utilizzo di questo tipo di programma. Noi con questo programma potremo fare qualunque cosa, e il problema sarà il tempo. Quindi molto spesso l'utilizzo combinato di programmi CAD, CAM, con questo tipo di programma facilitano notevolmente le cose. Con un programma CAD ci realizziamo un elemento che potrà essere importato all'interno di questo programma e potremo migliorarlo, aggiungerlo, migliorarlo graficamente, solitamente. Cancello anche questo. Un'altra cosa interessante che possiamo aggiungere, quindi Shift A, saranno delle immagini che possono essere utilizzate, delle immagini di riferimento. L'immagine, quando la andiamo ad introdurre, verrà ad essere introdotta, ad esempio, all'interno del piano in cui ci troviamo. Poi ovviamente l'immagine la possiamo spostare un po' come ci interessa, ad esempio poniamo l'asse dell'Y sarà pari a 90 gradi, l'asse dell'Y sarà pari a 0 e anche l'asse delle Z, ma poniamolo questo pari a 90 gradi, lavoreremo in questo modo. Quindi possiamo utilizzare questa immagine come immagine di riferimento, qualora volessimo creare un qualsiasi tipo di disegno. Cancelliamo anche l'immagine di riferimento, delete. Ancora Shift A, ovviamente luce, camera, speakers, ok. Campi di forza, questo lo vedremo con calma, e anche con le collection, tutta un'altra serie di tecniche, perché questo programma è in grado anche di simulare la fisica. Come vedete, abbiamo anche campi di gravitazionali e rotazionali. Lo vedremo con calma. L'altra cosa che ogni tanto utilizzeremo dalla parte delle curve potranno essere, ad esempio, quelle che vengono indicate come sì, qualche volta dei percorsi path normali, dei segmenti, oppure delle curve. Ovviamente possiamo intervenire su questo tipo di curve, ma per adesso lo tralascio, faccio vedere. In generale viene introdotta in questo modo e noi possiamo intervenire passando in Edit Mode, premendo il Tab, e quindi andiamo a spostare, tasto G, andiamo a muovere, G, andiamo a muovere la nostra curva a cui potremo far assumere un determinato tipo di percorso. Ok. Mask e Tab. Eliminiamo questa curva, delete. L'altra cosa che possiamo aggiungere, Shift A, sarà anche il testo. Cioè abbiamo il testo, eccolo qui. Nella realtà poi non è particolarmente interessante il testo del Blender come libreria, se non sbaglio ha soltanto un tipo di carattere, quindi gli altri li dovremo introdurre, però è più che sufficiente per molte delle operazioni. Come vedete, tutte le cose vengono controllate nella medesima maniera, quindi lo posso sia scalare che ruotare, posso cambiargli la posizione. Per editarlo basta che schiaccio, lo seleziono, schiaccio il tab e quindi posso utilizzarlo normalmente. Start. Ok? Come vedete è adimensionale nella direzione delle Z in questo caso, e poi vedremo in che modo andare ad agire sul testo. Poi quando al prossimo tutorial passeremo direttamente in Edit Mode, quindi che possiamo ottenere sia cliccando su Edit Mode oppure in Tab.
Ok. Quindi abbiamo fatto una rapida carrellata su quelle che sono le varie tipologie di elementi che possiamo aggiungere, quelli più importanti e quelli che utilizzeremo nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda l'utilizzo di armature, procederemo con molta più calma, quindi sarà un aspetto che vedremo più in là. Quindi questi sono i primi elementi con cui andremo a lavorare. Diciamo che anche per oggi è tutto, nella prossima lezione passiamo all'edit mode, se il tutorial vi è piaciuto e servito iscrivetevi, cliccate mi piace, ci vediamo alla prossima.